Crotone sembrerebbe una città che trascorre le sue ore abbastanza monotone, invece non è così, c'è la sanità che sta diventando il vero problema della città e di tutti i cittadini. C'è chi sostiene che questo ospedale si sta ridimensionando, c'è chi invece sostiene che non è così perché migliorerà nelle prestazioni e nella qualità. Il centro-sinistra afferma che l'ospedale a Crotone si sta chiudendo, il centro-destra dice il contrario. Cosa dice l'onorevole Salvatore Pacenzi del centro-destra a proposito di questa situazione? Io vi ringrazio per l'opportunità che mi offrite, anche perché ci rendiamo conto che i cittadini vanno adeguatamente informati con delle notizie che riteniamo frutto di quelli che sono stati e di quelli che saranno i provvedimenti in ambito sanitario. Nell'introduzione l'amico Pino Livadotti faceva cenno ad una presa di posizione da parte degli amici del centro-sinistra che affermano che l'ospedale di Crotone verrà fortemente ridimensionato, anzi in alcune affermazioni per mezzo stampa addirittura l'ospedale verrà chiuso. Sono affermazioni di una certa entità che ci preoccupano perché generano nel cittadino che ascolta o che legge i giornali una confusione e ovviamente anche preoccupazioni rispetto al diritto alla salute che è sacrosanto e che deve essere uguale per tutti. Io partirei da alcuni dati che sono stati forniti e che secondo me sono stati forniti in maniera non del tutto corretta. Quando si afferma che l'ospedale di Crotone ha subito una decurtazione di posti letto superiore a tutte le altre ASP della Calabria, si afferma il vero fino ad un certo punto, perché la riduzione dei posti letto è parametrata ad alcuni indici che sono indici di carattere nazionale, quindi non ci si inventa nulla, e sono indici che tengono conto di due aspetti fondamentali, che sono l'uno l'utenza che viene servita e l'altra è la congruità, l'appropriatezza dei ricoveri. In base a questi due parametri, l'ospedale di Crotone era ed è sovradimensionato, per cui questo spiega il motivo per cui l'ospedale di Crotone, da 399 posti che attualmente ha, spiega il ridimensionamento a 286. Quello che deve interessare ai cittadini non è tanto il numero dei posti letto, ma è la qualità delle prestazioni che vengono erogate con 286 posti letto. Quindi affermare che l'ospedale di Crotone, in base a questa riduzione, che ripeto è ben spiegata da queste indicazioni di carattere nazionale, ai cittadini deve interessare che la qualità sia elevata, non tanto preoccuparsi che i posti letto vengano ridotti. Ridurre i posti letto ed avere una qualità elevata credo che convenga a tutti e convenga quindi alla cittadinanza di questa provincia. Affermare poi che alcuni reparti verranno completamente smantellati è un'altra di quelle notizie che non so se artatamente, non so se frutto di disinformazione, non so se per quale altro motivo, legato magari ad un gioco politico, è un'altra di quelle affermazioni non vere, perché è nelle tabelle che sono venute fuori dall'ultimo decreto che il presidente Scopelliti ha emanato, cioè il famoso decreto 106. È vero che è scritto che alcuni reparti non avranno posti letto, ma questo non significa che saranno smantellati, significa che saranno riorganizzati
secondo modelli inediti. E per cui la preoccupazione di alcune categorie di malati, tipo i dializzati, che sono stati investiti di queste preoccupazioni e che di rimando giustamente sono sul piede di guerra, anche qui è stata determinata una confusione che non rende giustizia a questi particolari tipi di soggetti, a queste persone che hanno un problema di rilevante importanza, cioè poter fare la dialisi dove finora l'hanno fatto. Il presidente Scopelliti, proprio sabato, interrogato al proposito da una persona dializzata, ha smentito categoricamente la possibilità che il reparto di nefrologia, e quindi anche la possibilità di fare emodialisi, possa venir meno nell'ospedale di Crotone. Quindi ci siamo proposti come politici di centrodestra, perché siamo stati direttamente investiti di questo compito, perché ci siamo assunti la responsabilità di determinare questa rivoluzione culturale dal punto di vista sanitario, ci siamo proposti di spiegare anche con dovizia di particolare tutto ciò che avverrà, insieme ovviamente con i tecnici, quindi col direttore generale dell'ASP di Crotone, tutto ciò che avverrà all'interno della nostra sanità. E alla fine di questo nostro dire, poter dare appuntamento ai cittadini di questa provincia da qui ad un po' di tempo per verificare ciò che è vero, se sono vere le affermazioni dei detrattori di questo cambiamento, oppure sono vere i nostri impegni che ci vedono direttamente impegnati a sostenere quella che è una rivoluzione anche dal punto di vista politico. Onorevole Pacenza, però non si può disconoscere che anche dal punto di vista lavorativo, al di là di quello che ha elencato lei, che sarà una migliore sanità perché i reparti saranno riorganizzati in base alla popolazione ospedaliera, chiamiamola così, e gli operai stanno vivendo anche una certa situazione di precariato, perché molti di essi sono ancora sul piede di guerra, sono sui tetti dell'ospedale perché non riescono ad avere risposte adeguate al loro modo di lavorare. Anche questo è un aspetto che noi abbiamo seguito fin dall'inizio, anche qui bisogna fornire notizie corrette. Se lei si riferisce ai famosi 132 lavoratori ex interinali, la risposta è che, pur non avendo dato di recente informazioni circa il loro status, questi lavoratori non devono, credo che non l'abbiano fatto, dimenticare qual è stato tutto il loro excursus. In questo momento siamo riusciti a farli diventare parte integrante del precariato regionale in ambito sanitario, per cui da qui a pochissimo ci sarà una riunione convocata dal Sua Eccellenza il Prefetto, nella quale riunione si illustreranno quelli che saranno i passi successivi rispetto anche a delle indicazioni che dovranno necessariamente venire dal tavolo massiccio, cioè i tavoli nazionali, sia quello sanitario che quello soprattutto economico, ci diranno che tipo di intenzioni ci sono rispetto al precariato nella sanità in Calabria. Nell'ambito del precariato calabrese ci sono anche i lavoratori ex interinali. Non abbiamo mai preso in giro nessuno, mai è stato detto a questi lavoratori: state tranquilli che verrete stabilizzati,
il termine più utilizzato. I lavoratori sanno che non è possibile pensare che a risposta eventualmente positiva l'indomani rispetto a questa risposta potranno ritrovarsi assunti all'interno dell'ospedale di Crotone. In relazione ad una risposta positiva, perché si ha intenzione di sostenere al meglio la sanità calabrese. La sanità calabrese si sostiene anche grazie a questi precari che, ricordiamo, in tutta la Calabria sono 1200 tra medici, infermieri, OSS, tecnici e varie altre figure che lavorano all'interno della sanità. Queste 1200 persone sostengono la sanità, cioè garantiscono, concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza, e ci rendiamo conto benissimo che venendo meno loro si potrebbero avere delle difficoltà. Allora la necessità qual è? Di capire che indirizzo il tavolo nazionale vorrà dare. Noi si spingerà a che i lavoratori da precari possono essere indirizzati verso un lavoro a tempo indeterminato, ma questo passaggio dovrà avvenire secondo le formule di legge. Le formule di legge sono gli avvisi pubblici o eventualmente i concorsi. Non è stato mai detto, non sono state mai ipotizzate forme differenti di lavoro, o mai nessuno di noi ha pensato di ipotizzare che si potesse arrivare a un lavoro indeterminato attraverso una semplice pregressa presenza nel mondo del lavoro. Per cui i lavoratori devono stare tranquilli rispetto al nostro impegno. Cosa succederà? Credo che al momento non glielo può garantire nessuno. Noi, nonostante non ci si faccia sentire, non ci si faccia vedere, pensiamo a loro. È una prima risposta, arriverà per l'appunto da questo tavolo che Sua Eccellenza il prefetto sta organizzando da qui a pochi giorni.